Nel cuore della Transilvania, circondata da fitte foreste e avvolta nella nebbia, sorgeva un piccolo villaggio. La leggenda di un lupo mannaro terrorizzava la comunità da generazioni. Si diceva che durante le notti di luna piena, un essere malvagio e assetato di sangue si aggirasse tra gli alberi, mutando forma da uomo a lupo, terrorizzando chiunque osasse avventurarsi nei boschi. La storia più spaventosa riguardava una giovane coppia, Stefan e Anna. Dopo aver ascoltato le storie dei lupi mannari, decisero di mettere alla prova il loro coraggio. Durante una notte di luna piena, armati solo di torce e coraggio, si avventurarono nel fitto della foresta. Mentre camminavano tra gli alberi, il vento sussurrava melodie sinistre e le ombre danzavano attorno a loro. Ad un tratto, udirono un lamento animalesco provenire dalle tenebre. Stefan e Anna si fermarono, stringendosi l'un l'altro. Poi, tra gli alberi, apparve una figura massiccia, dagli occhi lucenti e dalle fauci spalancate. Terrorizzati, i due amanti corsero attraverso la foresta, con il lupo mannaro insegue loro con una ferocia implacabile. Le loro urla risuonavano attraverso la notte mentre la creatura si avvicinava sempre di più. Ogni tanto, la luce della luna piena filtrava tra le fronde degli alberi, rivelando il mostro che li inseguiva. Riuscirono a trovare rifugio in una vecchia capanna abbandonata, sperando di sfuggire alla loro minaccia. Ma anche lì, sentivano il respiro affannoso del lupo mannaro che si avvicinava. La tensione raggiunse il culmine mentre la creatura sbatté contro la porta, cercando di entrare. Con il cuore in gola, Stefan afferrò una delle torce e, con un urlo di sfida, aprì la porta. Una feroce lotta ebbe inizio, mentre il lupo mannaro si lanciò dentro, spruzzando schiuma e mostrando i suoi artigli affilati. Alla fine, con un ultimo sforzo, Stefan riuscì a infilzare la bestia con un ramo di frassino, mandando un lamento di dolore nella notte. Mentre l'alba tingeva il cielo di rosa, Stefan e Anna uscirono dalla capanna, tremanti ma finalmente al sicuro. La leggenda del lupo mannaro continuò a vivere nel villaggio, ma quella notte fu un'avventura che nessuno dimenticò mai.